Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo Stadio Olimpico è un impianto sportivo ricco di storia e barcarne la soglia fa venire davvero i brividi a molti. La partita è già cominciata. Orsolini decide di sfruttare la fascia. Sansone, pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti, riesce a mettere fuori. Ecco il tiro! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Tiro molto potente ma impreciso. Scodella in avanti. Decide di cambiare fascia. Cercano spazio allargando il gioco. Palla di nuovo sotto il loro controllo. La appoggia sulla fascia. C'è la palla lunga, in avanti. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Bella azione sulla corsia di sinistra. Pallone lungo in verticale. Cambio di fronte. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Dykes. Orsolini. Nessun gol finora. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Dykes. Sansone. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Grande questa parata! L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Giuliano. Tocco morbido. Scatta verso il pallone.
Orsolini! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Giuliano. Bella palla. Può concludere. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ci prova. Miracolo di Skorupski. Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Decide di non rischiare. Numero! Cross. Il cross attraversa tutta l'area da parte a parte. Ecco che la rimette in area. Lungo passaggio in avanti. C'è la palla lunga in avanti. Si ferma qui la manovra. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. De Silvestri. L'avversario ha avuto la meglio. Danilo Larangeira. Scodella in avanti. Orsolini. Pallone lungo in verticale. Giuliano. Provano a partire in velocità. Ai, stanno ballo! Ha cercato il Bologna! Ed è il primo gol della gara. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. Si ricomincia dall'1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Sbattono ancora contro la difesa. Trova il compagno in buona posizione. Decide di sfruttare la fascia. Sansone! C'è retropassaggio. Decide di sfruttare la fascia. Barro. Soriano. Barro. Può andare alla conclusione. Barro. Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Alla fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Hanno giocato una partita molto furba, lasciando venire avanti l'altra squadra. Sono stati quindi bravi a sfruttare le ripartenze per pungere. E il gol del vantaggio è arrivato in questo modo. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere.
già in azione con la seconda parte di questa gara. La conclusione. Si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Lotta, ma perde l'equilibrio. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Vedremo cosa salterà fuori da questo calcio di punizione. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Junior Caisara sul pallone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Recuperano il possesso del pallone. Giuliano. C'è spazio per calciare. Può colpire. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Soriano. Giuliano. Scodella in avanti. Soriano. Bella apertura. Barrow. Allarga il gioco sulle fasce. Vediamo se crossa. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Lungo passaggio in avanti. Miracolo di Skolupski. L'Istanbul Başakşehir ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Qui può partire il contropiede. Si libera la grande. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Buona la sua progressione palla a piede. Barro! C'è un'opportunità! Conclusione! La sfera è completa! Ne hanno voluto un altro, adesso la possono gestire con più calma. Era al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa! La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Scatta verso il pallone. Se ne va. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. È in ottima posizione. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco.
tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pallone lungo in verticale. Riceve un pallone interessante e passa. Occasione da rete. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Santander, c'è l'opportunità per il contropiede. È troppo lungo, non ci può arrivare. Orsolini. Occhio all'apertura intelligente. Danilo Larangeira. Non riesce a mantenere il possesso. Occasione per il contropiede. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Tocco preciso. Può andare in rete. Hanno ottenuto un fallo laterale. Scodella in avanti. Il Bologna ha il tempo dalla sua parte, può difendere comodamente due gol di vantaggio. Junior Caissara. Sansone riconquista la palla. Giuliano non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Orsolini, di forza. Giuliano. Giuliano sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Si riparte dal 3-0. Cerca di servire il compagno, colpisce il pallone. Junior Caissara. Giuliano ha la possibilità di andare verso la porta. Palla allontanata senza troppi complimenti. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una vittoria nettissima, con gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara?
Saper difendere bene, Fabio, è un merito. Oggi non hanno concesso niente agli avversari. In situazioni come queste poi basta poco per vincere la partita. Basta un gol. Non ci resta più molto tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie Fabio, alla prossima.